Ciao, oggi vi dico come fare questi sacchetti, ma di grandi dimensioni. Questo è il sacchetto che avevamo fatto nel video tutorial ed era la massima larghezza che dà la gift bag ed era la L. Noi la vogliamo fare più grande, quindi tipo queste per esempio, vedete? Questo è un sacchetto che io per Natale ne avevo fatti diversi per fare regali e questa ha di larghezza 20. Logicamente la capienza rimane sempre uguale, quella che dà la gift bag e quella che parte dallo start line ha questa riga qua. Io mi sono dimenticata di dire, chiaro, io ho usato un tappetino millimetrato, ma voi potete usare benissimo anche chi non ha il tappetino, la riga si mette sempre a pari allo zero e si lavora in questa maniera. Ma come dobbiamo farla per farla delle dimensioni che vogliamo noi? Io adesso vi dico la 20, ma capito, questa ne fate di qualsiasi dimensione. Mi metto la riga corrispondente nella L sullo 0 e mi prendo io ve lo faccio vedere in due fogli ora e poi lo farò vedere in un foglio unico, ok? Perché ci sono due, non sempre abbiamo la stessa dimensione, cioè un foglio grande da poterla fare tutta attaccata, quindi facciamo con il foglio. Mi metto pari allo start line e pancio. Poi mi faccio la mia piega dove è in corrispondenza alla capienza della borsa. Poi faccio la linea orizzontale fino alla L, mi sposto. Faccio ancora la linea orizzontale fino alla L, mi sposto ancora e faccio la linea orizzontale. In pratica, questo punto qui, dalla nostra linea che abbiamo fatto della capienza, cioè lasciando quella del triangolino, questo pezzo qua, questo qui, deve venire in corrispondenza al 20 che abbiamo qua, quindi riportiamo ancora avanti fino alla linea 20. Vedete, questo è il 20 e quindi vedete, questa è 20. Facciamo ancora la linea orizzontale e ci portiamo giù dalla L, così. Poi ci portiamo da quest'altra parte, facciamo la nostra panciata in corrispondenza alla linea allo start line e non facciamo più questo motivo, lasciamo solamente un pezzettino, anzi se vogliamo fare per avere un riferimento, perché dove dobbiamo piegare possiamo fare solo la linea dritta, in questo modo qua. Non so se si vede, vedete? Io ho fatto solo la linea dritta per avere un riferimento di dove tagliare, perché questa è molto più grande e non ci sarebbe un'altra parte di questa. Quindi una parte l'abbiamo fatta, prendiamo l'altra e in questo caso io ho un foglio di tutti e due i lati uguale. Se avessimo una parte decorata, dovremmo, se questa l'abbiamo fatta dalla parte che vediamo il motivo, questa dobbiamo girare dall'altra parte e facciamo lo stesso.
fatto questo, il pezzo in alto non è venuto segnato, noi basta che dritto per dritto ci facciamo le nostre pieghe così. Vedete, questa è la parte lunga che avevamo fatto, avevamo lasciato lo spazio. Taglio un po' così, vedete? Se questo è molto largo, si può rifilare un altro po'. E questa è una parte, pieghiamo il fondo. Ok, prendiamo l'altra e facciamo la stessa maniera. Ora non ci resta che attaccarlo. E attacchiamo i due pezzi. Allora, se avete fatto bene, quindi avete girato il pezzo che va attaccato è questa parte qua. Diciamo uno contro l'altro, quindi questo va attaccato con questo. Vedete, deve venire la parte, abbiamo attaccato la parte, questa rimane che deve venire attaccata da quest'altra parte, logicamente. Poi lo capite comunque meglio anche quando lo fate. Attacco. Ed ecco qua il nostro sacchetto. Ora vi farò vedere che è venuto un dente. Che non l'ho piegato. Ecco qui. Chiudiamo il fondo con... abbiamo fatto, do la colla, questo è il sacchetto grande, vedete? Come ho detto, io adesso ho fatto un 20, ma potete farne anche più grande. Vi faccio vedere invece farlo tutto insieme, cioè tutto attaccato. Se abbiamo un foglio di questa grandezza qua è più semplice, perché facciamo nella stessa maniera, ok? Sempre sullo zero, partiamo sempre dal start line, lanciamo, facciamo le misure e ci portiamo avanti. Scusate, mi ero dimenticata questa, e ci portiamo avanti. Dobbiamo mettere sempre questa linea qua, questa qui, al numero al 20, uguale a quell'altro. Questo è uguale a quella piccola, logicamente ne abbiamo un pezzo più lungo. Togliamo questo, ci tagliamo sempre il pezzo in più, anzi prima pieghiamolo per vedere meglio.
Io avevo preso un pezzo di carta lungo circa 50 centimetri, se non mi ricordo male. Sì, 60 centimetri. Ora marchiamo qua. Prendiamo questo. E chiudiamo la colla in questo pezzo qua. Ed ecco qua la nostra. Il nostro sacchettino più grande, vedete? È semplice. Poi, una volta che ci avete preso a mano, come ho detto, ne fate di diverse misure. E questi qui sono sacchettini, si possono fare anche borsine. Poi ci attacchiamo il nostro cordicino e via di seguito, come facciamo comunque le piccoline queste. Io spero di essere stata chiara anche in questo. Se c'è qualche domanda, volete qualche chiarimento, mandatemi un messaggio privato o un'email e io vi risponderò al più presto possibile. Magari potete scrivere anche in fondo al box. Con questo vi saluto, vi abbraccio e ciao, alla prossima!